Tajani, che è presidente di Rifare l'Europa. Una ventina, scusate se appunto ma da circa 20 minuti di tempo, speriamo che sia sufficiente. Grazie. Passo. Ma pure questo c'è. Ah, c'è quello. Questo è già acceso? Devo prenderlo, va bene così, vediamo. Ma mi sentite? Sì? È acceso? Non sento. Grazie dell'invito e grazie di essere qui. Sono sicura che adesso nel corso della mattinata, diciamo, si arriverà, perché sabato mattina piove ed è Roma, quindi sono tre elementi che rallentano l'arrivo puntuale. Io mi giustifico sempre, come sanno alcuni amici della platea, non sono, diciamo, proprio poco ritardataria, però non importa. Parliamo di un argomento, e io parlo di un argomento che fa un po' da cappello a dei dettagli più specifici che saranno analizzati dopo. Argomento quanto mai fuori moda, da un lato Europa, dall'altro sostenibilità. Fuori moda dico io perché? Perché comunque nell'opinione pubblica comune sia l'Europa che la sostenibilità, il concetto di sviluppo sostenibile non vivono un momento particolarmente felice. Spesso perché? Perché nell'opinione pubblica comune lo sviluppo sostenibile, che adesso cerchiamo di circoscrivere come concetto, è associato a un rallentato sviluppo, o se non addirittura al concetto di decrescita. Ma niente di più sbagliato, perché in realtà lo sviluppo è sostenibile, come lo vogliamo definire adesso e come è definito, in realtà in questo momento è l'unica forma di sviluppo possibile per il futuro. E poi quindi non può essere fuori moda, così come non può essere fuori moda il concetto di Europa. Perché? Perché anche per l'Italia non c'è sviluppo se non c'è Europa. Quindi provochiamo proprio oggi, diciamo, tutto il contrario di quello che si dice, tutto il contrario di quello che leggiamo sui giornali. Perché? Perché? Perché qualcuno forse la deve dire la verità, no? Troppe stupidaggini ci vengono raccontate, troppe ce ne beviamo. Tant'è vero che siamo pochi, e siamo pochi e dobbiamo diventare di più in questo tema. Sviluppo sostenibile è uno sviluppo ormai che ha una definizione consolidata sin dagli anni 80, il famoso rapporto Brundtland, uno sviluppo che garantisce il benessere delle generazioni attuali, preservando poi la soddisfazione dei bisogni anche per le generazioni future, quindi sviluppo intragenerazionale e intergenerazionale. Che cosa ha di caratteristico? Che come filo conduttore e chiave di lettura di questo sviluppo, che risponde a un approccio di crescita, di modello capitalistico differente, c'è una poliedricità determinata da tre componenti, che sono quella ambientale, quella sociale e quella economica. Viviamo una fase di crisi profondissima da questo punto di vista, ma interpretare la crescita economica, anche imprenditoriale, sapendo che ogni scelta anche di business è collegata a una scelta, un impatto di tipo sociale, di tipo ambientale, è una rivoluzione. Ovviamente una rivoluzione che incontra l'ostacolo di forze conservatrici sotto tutti i punti di vista. Sono forze economiche che hanno consolidato il loro potere a livello globale nel corso del tempo, proponendo il vecchio modello di sviluppo capitalistico. E vi dirò che io non ci vedo neanche niente di così strano nel fatto che a un certo punto nella storia dell'umanità e dei paesi ci si debba ripensare. La storia è fatta di questo, è fatta di scontri tra idee, di modernità contro conservatorismo. E probabilmente questo è il bivio, tant'è vero che usciamo da una delle crisi più profonde, anzi non ne siamo usciti ancora, del secondo dopoguerra. Questa è la crisi probabilmente più forte della crisi del 29, se la adeguiamo agli strumenti di politica economica attuali. Ed è una crisi che ha impattato non soltanto sull'economia, quindi sull'elemento di disoccupazione, ma a livello sociale. Noi lo percepiamo, il malessere sociale, ambientale, c'è un ripensamento proprio
che vediamo nelle nostre comunità locali, una sofferenza, la crescita delle diseguaglianze, la crescita di legami sociali consolidati, la crescita di senso di distanza dalla propria comunità. Pensiamo anche ai nostri giovani, a come li vediamo. Noi inebetiti assistiamo a questo nuovo modello di cultura giovanile e non riusciamo a imporci, è inutile che ci prendiamo in giro, non riusciamo ad opporci, eppure c'è questa debolezza, questa fragilità. C'è una crisi che vede la crisi delle governance di interconnessione a livello globale, c'è una crisi ecologica, sappiamo e percepiamo il fatto che è quantitativa la dinamica, dire una bufala la crisi ambientale è veramente sciocco o quantomeno ignorante, direi. Perché è ovvio che con la crescita demografica e con l'impatto migratorio apocalittico che stiamo vivendo, un modello economico così come l'ha vissuto l'Europa e l'Occidente non può essere riproposto nello stesso modo a livello di consumo di risorse nei paesi, diciamo, di nuova industrializzazione. Vediamo la Cina che sta vivendo delle crisi ecologiche pazzesche. C'è quindi forse il fallimento proprio di una visione antropologica, e qui la prendo alla lontana, perché da qui poi si arriva al ciclo dei rifiuti, all'uso delle discariche. In realtà sembrano cose diversissime, ma in realtà poi è la stessa ripercussione pratica, la stessa applicazione pratica di un concetto filosofico che sta a monte. E c'è una nuova visione antropologica. È possibile cambiare la qualità della vita, ci vuole la politica e ci vuole l'Europa. Senza Europa adesso a livello globale non si va da nessuna parte. Abbiamo peraltro, ai nomi, dicevamo prima, un nuovo nemico, la nuova presidenza americana, qualche problemino lo pone, diciamo così, con un eufemismo. E forse davvero soltanto l'Europa può apporre dei paletti. Comunque, vediamo che significa sviluppo sostenibile concretamente in Europa. In Europa, ovviamente, se parliamo di sviluppo sostenibile, parliamo di una nuova vision di politica economica che deve avere delle traduzioni in termini normativi e in termini anche di risorse finanziarie. L'Unione Europea è sempre stata molto attenta al principio dello sviluppo sostenibile, sin dal Trattato di Amsterdam del 97, poi nel Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Nel giugno 2001, tra l'altro, il Consiglio Europeo, riunito a Göteborg in Svezia, elaborò la importante strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione Europea, che poi è stata sottoposta a revisione nel 2006, e di questo parliamo un po' più avanti. Dal 2010 l'Unione Europea ha un nuovo quadro strategico decennale che conosciamo per la crescita e l'occupazione, che è Europa 2020. Che cos'è Europa 2020? Europa 2020, diciamo, è un'impostazione di sviluppo che prevede cose molto ambiziose, ossia una crescita intelligente basata sulla conoscenza, sulla ricerca e sull'innovazione, una crescita sostenibile, cioè più efficiente nel senso del consumo delle risorse, perché poi è lì la chiave di lettura, usare più efficientemente le risorse, più verde e più competitiva. È una crescita inclusiva, e qui interviene l'aspetto sociale, quindi politiche per l'occupazione e riduzione della povertà. Si concretizza in 5 obiettivi specifici molto ambiziosi: l'innalzamento al 75% del tasso di occupazione. Calcoliamo che in Italia abbiamo una disoccupazione ancora generale dell'11,4 circa del percento, gli ultimi dati, e per i giovani arriviamo quasi al 40%, siamo al 38,8 circa, che sono dei numeri pazzeschi, cioè quasi la metà dei giovani non possono lavorare, non hanno accesso al mondo del lavoro. Possiamo parlare dell'economia sommersa, di tutto quello che vogliamo, ma sono dati spaventosi. Abbiamo poi come obiettivo di 2020 l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL a livello di Unione Europea. In Italia investiamo circa l'1,38 del PIL, cifra ridicola, veramente ridicola per ricerca e innovazione. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, si prevedono le riduzioni di emissioni di gas serra del 20% entro il 2020, la soddisfazione del 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili,
l'aumento del 20% dell'efficienza energetica. Altro settore fondamentale è quello dell'istruzione, riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce sotto il 10%, aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria, lotta alla povertà e all'emarginazione, e almeno 20 milioni di persone a rischio di emarginazione in meno. Tutto questo dopo domani. È difficile, è difficile, però è anche vero che molti paesi in realtà stanno andando molto avanti. Tra l'altro, nel frattempo si è inserita nell'Europa 2020 un altro modello, che è quello dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che si propone di realizzare appunto 17 obiettivi, 17 goals, che sono i Sustainable Development Goals, che diventano degli obiettivi generali, obiettivi che, come sono posti, si misurano tramite indicatori statistici che vanno monitorati poi dai singoli stati che aderiscono all'Agenda 2030 dell'ONU. Che significa ovviamente? Immaginiamo che però con la crisi economica l'idea di sostenibilità, l'idea di perseguire queste nuove forme di tutela ambientale, eccetera, viene visto quasi come in secondo piano, viene visto come una cosa molto meno interessante dello sviluppo dell'occupazione, senza capire che in realtà sviluppo di occupazione ci può essere solo con questa chiave di lettura. Non è facile, perché è proprio un cambiamento paradigmatico dell'approccio di politica economica. Comunque l'Unione Europea rivede la strategia Europa 2020 proprio alla luce di Agenda 2030. Ci sono vari passaggi che gli Stati membri fanno. In Germania, che non per niente è uno dei paesi che va meglio a livello economico in Unione Europea, c'è un rapporto dell'Istituto tedesco che propone di fare dello sviluppo sostenibile proprio il centro delle politiche europee, di condurre una gap analysis delle politiche europee rispetto agli SDGs, di superare l'approccio territoriale, di assicurare la coerenza tra dimensioni interne delle politiche e quelle esterne anche nei confronti dei paesi in via di sviluppo, quindi non solo a livello intraeuropeo, di utilizzare il semestre europeo proprio per questa analisi e di orientare i green jobs, gli investimenti verso i green jobs. C'è quindi, come dire, una roadmap integrata che si sta seguendo, e ci sono altri paesi che stanno andando molto avanti in questa direzione. In Francia, una cosa molto importante, che si stanno già arrivando queste analisi, però in Germania la cancelliera federale è formalmente responsabile della strategia nazionale di sviluppo sostenibile. In Francia esiste un ministero dell'ecologia, c'è un rappresentante interministeriale, un commissario generale per lo sviluppo sostenibile, eccetera, e ci sono organi consultivi proprio dedicati. In Norvegia, cioè questa è una cosa molto bella, addirittura il Ministero dell'Istruzione ha raccomandato di inserire lo studio di questi obiettivi, gli SDGs, nei programmi scolastici. Pensiamo all'Italia. E c'è un processo detto di peer review, cioè di confronto e di monitoraggio degli avanzamenti in questa direzione. Quindi i paesi sono avanti a livello di Unione Europea, l'Unione Europea ha dato degli input molto positivi. Come sta l'Italia? Male, ovviamente male, perché sulla strategia di sviluppo sostenibile in realtà non si è mai attivata in maniera concreta. Ci sono sicuramente molti degli aspetti normativi importanti, delle evoluzioni normative importanti a livello di tutela ambientale. Nell'ambito della giurisprudenza il concetto di sostenibilità è stato ripreso in molte sentenze della Corte Costituzionale del 2009, e in particolare la Corte ha interpretato l'articolo 9 della Costituzione, dove si parla solo di tutela del paesaggio, comprendendo nella nozione di ambiente proprio un ambito più ampio, e riprendendo poi la legge di riforma dell'ordinamento regionale del 2001. E a livello di legislazione ordinaria il principio dello sviluppo sostenibile è presente fin dal 2006, quando venne inserito tra i principi generali del decreto legislativo 152, in pratica il testo unico ambientale.
Ma nella pratica politica tutto questo non c'è. Non c'è perché è stata elaborata una strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia nell'agosto del 2002 con una deliberazione del CIPE, la numero 57, e non è stata mai dotata di strumenti attuativi. Guardate, io ci ho lavorato proprio in questo settore, perché all'ISAT facevo parte proprio degli studi, diciamo, del gruppo di lavoro su indicatori di sviluppo sostenibile, e si facevano queste riunioni anche col CIPE, ed era, devo dire, demoralizzante, perché non era serio, cioè c'erano una serie di indicatori sviluppati al Ministero dell'Ambiente che nessuno in realtà ha elaborato nel frattempo. Soltanto adesso qualcosa si comincia a smuovere perché c'è la pressione dell'Europa. Per questo dico, senza Europa non andiamo da nessuna parte. Se non ci fosse stato questo input dell'Europa, l'Italia sarebbe ancora, come si dice, caro amico, ecco, e abbiamo un patrimonio paesaggistico, ambientale, culturale che insomma è unico a livello mondiale. Quindi il 2 febbraio 2016 comunque è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2015, numero 221, che prevede l'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che include tra l'altro un aspetto particolare per l'Italia, che è quello della crescita blu relativa all'ambiente marino. È stata anche prevista la costituzione del Comitato Nazionale per il Capitale Naturale, un sacco di cose belle, un sacco di poltrone, devo dire, sì. Che nell'articolo 67 trasmette ogni anno al Presidente del Consiglio un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, seguendo le metodologie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il 28 luglio 2016 il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della legge di bilancio, nella quale si prevede che in un apposito allegato del DEF, il documento di economia e finanza, sono riportati l'andamento e l'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, il cosiddetto BES, cioè una pubblicazione di indicatori proprio dell'ISTAT appositamente sviluppati per affiancare, diciamo, la valutazione delle politiche economiche e di bilancio anche attraverso questi aspetti. Complicato, è un lavoro veramente difficile, però è un passo avanti, si sta dicendo di includerli. Poi conoscerete un po' il dibattito relativo a oltre il PIL, cioè il dibattito secondo il quale non si può solo produrre, ormai tenendo conto degli elementi quantitativi economici del prodotto interno lordo, ma si sta affermando la necessità di affiancare, non sostituire, ma affiancare alla definizione di PIL, che comunque funziona a livello armonizzato e internazionale, la definizione di una serie di indicatori che appunto rispondono alla tutela ambientale e alla sostenibilità. Le nuove norme prevedono comunque che entro il 15 febbraio di ogni anno il Parlamento riceva una relazione proprio sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori del BES. E vediamo che succede. Nonostante ciò, però, l'Italia non ha ancora una strategia di sviluppo sostenibile. Sembrerebbe una scadenza a gennaio 2017, però siamo a novembre 2016, non lo so, si riuniranno di notte, non lo so. Ci sono delle occasioni importanti che si stanno perdendo, anche perché se l'ottica è quella di adeguarsi all'agenda 2030 dell'ONU, in realtà praticamente abbiamo già perso un anno di lavoro, perché non è stato applicato il monitoraggio di questi indicatori. Quando si parla di queste cose, poi non è che si parla proprio di cose, sembra un discorso banale quello del monitoraggio degli indicatori e della vita concreta ai cittadini, le politiche economiche. In realtà no, perché uno è collegato all'altro, cioè uno è lo specchio dell'altro. Per questo è importante però dare una vision allo sviluppo. Vediamo che succede. Per quanto riguarda invece il Comitato per il Capitale Naturale, a 9 mesi dall'approvazione della legge non si è tenuta ancora alcuna riunione del Comitato. Vi partecipano ministri, il governatore della Banca d'Italia, i presidenti di alcuni enti di ricerca, esperti nominati dal Ministro dell'Ambiente. Il Ministero a fine maggio ha organizzato effettivamente la prima riunione degli esperti esterni, quindi le consulenze sono state assegnate. Però il Comitato non ha ancora fatto nulla. C'è un'indagine conoscitiva dell'Agenda 2030 e diciamo aspettiamo fiduciosi questa scadenza del gennaio 2017.
perché e sono mesi che saranno cruciali da questo punto di vista. Considerate che i paesi sono tanti ad aderire a questa impostazione, cioè essere fuori da questa cosa significa essere fuori proprio dalla visione globale, dalla visione internazionale dell'economia. E tra l'altro adesso ci sono questi blocchi, perché da un lato si sta andando molto avanti in questa direzione e dall'altro lato, come dicevamo, ci sono queste resistenze fortissime. L'Italia comunque intende impegnarsi, le iniziative del governo ci sono state. Dove sta l'opinione pubblica? Ecco, qui proprio spendo due parole sul fatto che non c'è comunicazione, o comunque non c'è una comunicazione ben fatta sull'argomento. C'è stata anche un'indagine sulla valutazione a livello di conoscenza di questi indicatori, di questo orientamento di sviluppo sostenibile. Sono temi avvertiti, vabbè, non vi leggo le percentuali perché sono noiose, comunque è percepito la problematica della salvaguardia del pianeta. La conferenza di Parigi del dicembre 2015 ha avuto un impatto mediatico notevole, però ancora c'è un forte distacco da parte delle imprese e della società civile. E poi, vogliamo dirla tutto, si vuole riformare la Costituzione? Altri paesi l'hanno fatto, perché non inserire il concetto di sviluppo sostenibile nella Costituzione? Che senso ha fare una riforma senza inserire davvero l'elemento di modernità? L'elemento di modernità, questa è la nuova visione, e noi stiamo ancora ad arrovellarci sulla percentuale. Qui deve cambiare il nostro modello di vita, dei nostri figli, dei nostri nipoti, ma va bene. Vediamo però che il ruolo della società civile qui, a livello non solo italiano ma anche europeo, è fondamentale. Cioè, io penso che siamo in un momento in cui non possiamo più tacere, dobbiamo partecipare, anche nel nostro piccolo, anche perché in questa ottica il ruolo, scusate, io ho perso il conto, fermatevi qua, mi fermo? Si è sforato. Si è sforato, sì. No, avevo portato due tomi, però mi sono limitata alle prime pagine. Comunque, chiudo qui, l'importanza delle comunità locali, e qui intervengono proprio queste decisioni anche a livello di gestione dei rifiuti territoriali, a livello di economia circolare, è fondamentale, perché è dal basso che deve partire soprattutto questo movimento. Qui mi fermo, poi vi do degli input perché spero in un dibattito successivo, e mi scuso se ho prolungato, ho perso completamente il controllo. Grazie.